Oggi ci ritroviamo finalmente con un nuovo video e vi porto la tipologia di video che preferisco e che starei ore e ore a guardarla, ovvero la mia makeup collection. Vi mostrerò tutto quello che vedete dietro di me. Ci tengo a precisare che i prodotti che utilizzo per lavoro, quindi sia in accademia quando vado a fare gli stage, cose così, non sono i prodotti che vedrete oggi, quindi sono prodotti che stanno in quella valigia perché sono tutti prodotti che devono essere sterilizzati e ogni volta igienizzati quando vado a utilizzarli. Se volete faccio un video al riguardo, appunto, dove vi mostro cosa c'è nella valigia e cosa mi porto ogni volta che vado fuori per lavoro. Quindi, bando alle ciance, vi porto con me nel dettaglio a vedere la mia makeup collection. Spostandoci nella parte sinistra della toeletta troviamo questo che è un organizzatore che ho preso, mi sembra, da Teddy, lo pagai 8 euro su per giù. E diciamo che in questa zona c'è più per quanto riguarda la pelle e la skincare da fare ogni mattina e sera, quindi sieri giorno e notte, sieri contorno occhi, crema idratante giorno e notte, crema idratante che porto magari quando viaggio, tonici, preparatori per il viso in gel, questo che è un contorno occhi illuminante e idratante di Wycon per il trucco, poi vari primer, per esempio questo qui che è Glow, questo di Makeup Forever che è un preparatore, questo che è levigante della Benefit, questo di Barot che ha le perline dentro e appunto è Glow. Da questa parte invece abbiamo il fissante spray della Essence, del trucco, il preparatore spray di Mario Badescu, questo lo uso sempre ogni volta anche quando faccio tutorial. Poi qui dietro abbiamo un lip balm che non lo uso quasi mai, però mi piaceva appunto il packaging a forma di renna. E questo invece è uno scrub per le labbra. Poi qua davanti a tutto abbiamo il portacotonfiocchi, che cotonfiocchi li devo avere sempre a portata di mano. E diciamo che qua dietro iniziamo con il vero e proprio trucco. Quindi qua ci sono i primer occhi, Wycon, e questo mi sembra che sia di Primark. Poi qua ci sono tutti gli eyeliner in penna che ho, sia questi due che sono colorati di She Glam, ovvero viola e azzurro, questo qui che ha la parte del pennino sempre di She Glam, questo marrone di Essence e questo nero semplice con il pennino di Anastasia. Poi qui davanti abbiamo i matitoni, che sono due, questo di Elf marrone e questo qua di Kiko, che da una parte ha il pennino marrone e dall'altra ha il pennino rosa glitterato, che può essere utilizzato anche come un illuminante. Qui dietro invece ho tutte le matite occhi, anzi ho anche due matitoni che non dovrebbero stare qua, che sono questo qui di Astra, che ha un color champagne, e questo di Kiko, che è un celestino molto chiaro, sempre glitterato. Qui appunto ho le varie matite, Douglas, alcune colorate, alcune Essence, alcune Kiko, insomma. Principalmente i colori marroni e azzurri, perché sono i colori che mi piacciono di più. Poi qua ci sono i mascara. Principalmente sto utilizzando molto questo qui di Rare Beauty, che è la mini size, perché mi piace molto, e insieme per le ciglia inferiori vado a mettere il The False Lashes mascara di Essence. Poi ci sono per esempio questo qui di Primark, che è molto molto fino, quindi per le ciglia inferiori è molto buono perché non sporca. I famosi Love Extreme della Essence, questi li conosciamo tutti. Qui c'è un primer di Wycon che non sto più utilizzando perché adesso ne sto utilizzando un altro sia per ciglia che per sopracciglia. Questo, che anche lui di Bottega Verde, è molto molto con lo scrivolino molto molto fino per le ciglia inferiori. E infine, dato che è estate, comunque ho portato di mano questo che è di Sephora, che è il mascara waterproof. Spostandoci poco più sulla destra troviamo i dischetti, che li ho sempre qua a portata di mano, e qui ci sono tutti i pennelli per gli occhi che ho. Ovviamente, ripeto, sono pennelli che utilizzo su di me, quindi non sono quelli che utilizzo per il lavoro o per l'accademia. Diciamo che qua li ho divisi con i pennelli da sfumatura. Qua ci sono i pennelli un po' più angolati per l'eyeliner e qua i pennelli piatti o comunque appunto per mettere l'illuminante. Poi qui ci sono due pinzette, appunto per averle sempre vicino. La spugnetta che sto utilizzando in questo periodo per il fondotinta e per sfumare comunque i prodotti in crema. E il puff per mettere la cipria. Qua ho il mio amato specchio, che l'ho preso su Amazon, ma si può trovare anche su Shein. Ora non so se la qualità è uguale, però costa molto meno, io lo pagai tipo 50 o 60 euro. Ci sono vabbè i vari ciucci, i cerchietti. Poi avere tre variazioni di colore, quindi diciamo un mix tra bianca e calda, luce calda quindi gialla e luce completamente bianca. Io diciamo che uso un mix di tutte e due. Ok, adesso ci siamo spostati su tutta la parte destra della toeletta. Mi sono un po' allontanata perché così potete vedere meglio.
Allora, qui c'è il portapennelli dei pennelli viso, mi sembra che l'ho preso su Shein e l'ho pagato tipo 8 euro ed è molto comodo perché gira, quindi posso prendere i vari pennelli senza dover alzare tutto il portapennelli. Questo è uno specchietto che ho pagato, mi sembra, 15 euro da Primark, che ha tre tonalità di luce. Non fa così tanta luce, ma comunque mi serve a me per vedere magari nel dettaglio cosa sto truccando, perché comunque questo specchio qua non posso spostarlo di troppo in avanti. E qua c'è la cassettiera, che diciamo che è la cassettiera delle meraviglie, perché questi sono i trucchi che uso proprio tutti i giorni. Questa ve la faccio vedere dopo, intanto vi faccio vedere i pennelli. Allora, i pennelli sono divisi in pennelli per il blush, pennelli per la terra, che sono sia per quanto riguarda polveri e cremosi. Poi qua al centro ci sono i pennelli per il fondotinta e per il correttore, pennelli cipria e illuminante e infine i pennelli per appunto le sopracciglia, quindi gli scovolini. Ho cercato di farvi vedere al meglio la parte superiore della cassettiera. Questa cassettiera l'ho presa su Shein, l'ho pagata tipo sui 20 euro ed è molto molto comoda. Ci sono anche varie dimensioni diverse, quindi 1, 2, 3 o massimo 4 cassetti come questo. Beh, diciamo che qui ci sono le cose che uso tutti i giorni, quindi senza andare a aprire il cassettone sotto, vado direttamente qui e prendo i prodotti. Allora, qui ci sta la palettina, questa qua che è quella di SheGlam, che è appunto quella che uso per i contour perché ci sono colori un po' più caldi. Poi ci sono le due palettine di illuminanti, questo di Nabla e questo di Dior. Questo che l'ho messo qua più che altro per testarlo perché mi è arrivato ieri è il prodotto di SheGlam, quello lì che fa le lentiggini e appunto volevo provarlo. E l'ho messo qui perché così me lo ricordo. Davanti c'è la terra di Too Faced perché sto andando in fissa con questa terra, è quella che uso di più, quindi l'ho messa qui. Poi qua dietro ci sono i prodottini per il viso. Questo che è il contour della Elf, che per ora non lo sto usando perché sono molto abbronzata, quindi non si vede, lo userò in inverno, ma comunque mi piace tenerlo qui. Poi i due correttori, questo un po' più scuro della Essence, il Multitask, quello nuovo, e sempre questo di Elf, un po' più aranciato. Poi c'è il dupe del prodotto di Charlotte Tilbury, appunto questo della Elf, Halo Glow, che uso un po' diciamo come fondotinta. Qua dietro c'è il prodottino della Revolution, che una parte è contour e una parte è, diciamo, correttore highlighting. Abbiamo di SheGlam questo, che da una parte c'è la matita e da una parte il pennino per le sopracciglia. Poi abbiamo il mio amato primer per sopracciglia e ciglia di Face D, questo lo amo. Poi abbiamo, sempre per le sopracciglia, la The Brown Glue della NYX, quella trasparente. E infine il Pure Professional della Benefit, quello un po' più piccolo, quindi la mini size. Qua davanti abbiamo i prodottini labbra. Questi quattro sono quelli lì di Huda Beauty, nelle mini size piccoline, quelli che compravi a 4. Poi c'è questo, che è appunto di Armani. Amo questo colore, quindi l'ho messo qui perché lo uso molto spesso. Ho ottenuto, il rossetto rosso di Sephora perché non si sa mai. Poi un altro, rossettina mini size, questo di Anastasia. L'olio per le labbra, questo lo uso quasi sempre come primer prima di truccarmi perché le idrata molto. Sempre di Sephora, una tinta labbra, sempre con questo color marroncino. Questo che appunto è il prodotto di SheGlam, diciamo per fare le labbra juicy, e lo tengo qua perché mi piace molto questo color pescato. Questo di Astri che ci sto andando in fissa, che è quello lì, appunto fatto con questo marrone. Mi piace molto perché rende le labbra molto oleose, molto idratanti. Questo che è il pennino di Kiko per quando magari vado fuori e devo stare tutto il giorno con un rossetto, questo qua si mantiene fino a che davvero non lo levi con lo struccante waterproof perché sennò non si toglie. E infine le due matite che uso di più, quindi rossa per quando vado a mettere il rossetto rosso e marrone per quando vado a mettere tutti gli altri. Qua davanti ci sono due pottini di blush, questo di Elf, un color diciamo un po' più pescato. E questo di SheGlam, collezione Frida Kahlo, che è un colore molto molto fucsia, l'ho provato e mi piace un sacco. Poi il blushettino piccolino della Milk, illuminante di Fenty Beauty, innamorato, ormai lo sto utilizzando sempre perché mi piace un sacco. E questo che più che altro ce l'ho da tanto, quindi è più che altro per collezione, sarebbe blush illuminante e un altro blush pescato della Benefit, ormai è da buttare perché sarà scaduto ormai da 6-7 anni, però lo tengo perché mi piace un sacco il packaging e lo metto qua perché è proprio bello esteticamente da vedere. Mi sono un po' abbassata per mostrarvi cosa c'è nei cassettini. Principalmente in questi cassetti ho tutte le palette che sono entrate, perché comunque i cassettini non sono tanto lunghi, e diciamo i prodotti li utilizzo di più normalmente.
Nel primo cassetto c'è la palettina di Nabla, dei glitter, questa qua la conoscerete tutti. Poi sempre di Nabla, questa la sto utilizzando come una matta, la Side by Side, appunto con i colori marroni perché ripeto, a me piacciono molto i colori marroni. Palettina piccolina di Natasha Denona, questa la porto sempre in giro, anche questa la uso un sacco. E una palettina piccolina di Tarte. Sempre con questi colori molto molto naturali. Nel cassettino sotto due palette piccoline di Huda Beauty, questa qua Toffee Brown fatta con questi colori del dorato e questa qua la Nude Medium che è sempre con questi colori marroncini. Poi la palettina Just Peasy di Too Faced con tutti i colori matte e la palettina di Huda Beauty Desert Dust Palette, questa vabbè, a parte il packaging, ne vogliamo parlare, poi anche tutti i colori dentro, eccezionale, mi piace proprio un sacco, questa l'ho usata molto. Terzo cassetto ho messo i prodotti di Shiglam, c'è cioè la palettina dei blush di Shiglam, la Cipria che sopra non entrava quindi ho messo questa che è quella che uso di più perché è sia compatta che in polvere. Che mi è arrivato ieri è diciamo sono degli acqua color e voglio troppo provarli per fare gli eyeliner grafici, voglio vedere come escono. La Wonka Bar di Shiglam, sempre con questi colori sul marroncino. Poi un'altra palettina di Shiglam, questa con i colori un po' più accesi per i trucchi, diciamo, più stravaganti. Di Shiglam, come potevo non prendere amanti di Harry Potter, la palettina Grifondoro con questi colori. Qua è molto molto comoda per portarla in viaggio perché è veramente minuscola. Cioè, io ho un palmo della mano piccolo, è quanto il mio palmo della mano. Infine, nell'ultimo cassetto, troviamo la Sultry di Anastasia Beverly Hills, che questa è una palette da guerra perché me la porto ovunque, infatti come potete vedere ho usato tutti questi colori, questo qui lo utilizzo spesso come illuminante. E poi ho la Truth or Dare di Morphe, con questi colori sempre molto molto neutri. Devo dire che non è molto facile inquadrarvi il cassetto perché è molto molto lungo. Innanzitutto sulla sinistra ho le veline perché sono sempre utili per quando mi trucco. Un mollettone, anche questo è sempre utile. Poi diciamo che questi erano dei cassetti di Primark, quelli lì che stavano proprio nella confezione, che li ho voluti mettere qua e usarli come contenitori. Ho la palette di Norvina, sempre di Anastasia Beverly Hills, assurdi, però stravagantissimi, però li uso per quando vado a fare magari trucchi un po' più strani. La Smoked di Urban Decay, questa palette l'ho presa quando ero andata a Londra, avrò avuto 12 anni, ma non la uso quasi mai, ma la tengo perché cioè, vogliamo parlare di quanto è bella esteticamente, anche internamente fatta proprio tipo a astuccio, quindi questa non si butterà mai. Questa che diciamo è una palette, non so come definirla, l'ho presa da Primark, la pagai tipo 5 euro e è come se fossero tipo dei ombretti gloss cremosi, però non è che durano molto, la tengo perché comunque è bella esteticamente. Poi ho due ciuccetti che possono sempre essere utili. Bruttissima adesso in questo momento, si è tolto tutto, ma è stata la mia prima palette, ho un valore affettivo assurdo perché l'ho comprata quando ho iniziato a truccarmi, è stata proprio la mia prima palette, vabbè, levando ovviamente quelle della Pupa, però magari la palette è un po' più costosa, quindi vi mostro l'interno, potete capire, avevo solo questa palette, mi sono truccata tipo per 3 anni. Sempre di Urban Decay, la Naked It, appunto con sempre colori sui toni caldi. Qui dietro ci sono, diciamo, le palettine un po' più piccole che però non uso spesso. Icon, con sempre colori sui toni marroncini. Anche questa di Wacom, quella con le cialde magnetiche da creare. Questa di Douglas, molto comoda da portare in giro per quando parto. La Naked 2 Basic, piccolina, tutta sporca, ma è anche questo un colore affettivo. E anche questa a colori assurdi. Spostiamo nella zona un po' più centrale della toletta. E qua ho tutti i correttori e prodotti viso, quindi fondotinta, cipria, blush, terre, che li metto qua e molto spesso, quindi quando è inverno, vado a scambiarli con quelli che vi ho fatto vedere prima della cassettiera. Principalmente ho tutti i fondotinta, tranne questo che è un correttore anche finito, però è il Body Sway della Too Faced, mi dispiace buttarlo. Ho i fondotinta appunto principalmente Wycon, Revolution, sempre Wycon, questo di Primark ed Essence. Qui dietro invece ho le cipre in polvere compatte di Fenty Beauty.
fatta in questo modo con anche il pottino bianca. Non mi piace molto però, ecco perché sta là dentro. Beatrice trasparente, questa di NYX minerale che appunto però poi diventa trasparente quando lo vai a mettere sul viso. La Big It Setting Powder di Primark, questa mi è piaciuta molto. The Essence All About Matte, questa la conosciamo tutti. Me ne rimane poca però mi piace molto, quindi me la tengo. Compatta la Brighten Up, questa la uso sempre anche quando viaggio perché è molto piccola e comoda. Passando qui abbiamo i correttori. Qua i correttori che utilizzo di più, che sono questo della Essence, il Camouflage Matte Concealer, questo della NYX che è il Serum, questo lo uso sempre anche quando trucco per lavoro, mi piace un sacco perché è molto versatile. Poi questo che è un po' più scuro sull'aranciato di Primark, che è il famoso cancelletà di Maybelline. Qua dietro ci sono sempre correttori o sono correttori ancora da aprire, come per esempio il serum della NYX, perché appunto questo non l'ho ancora finito, stessa tonalità. Poi questo piccolino della Milk che mi porto in viaggio, quindi lo metto là dietro. Primark, questo verde per i brufoletti, che però sinceramente non ho quasi mai usato. Un patto fatto a penna in questo modo, un po' più aranciato per quando appunto d'inverno ho le occhiaie fortissime, questo mi serve molto. Di rossetto compatto, questo di Wycon, e lo stesso modo ancora di Wycon, questo qui però un po' più chiaro. Questo qui è il Second Skin Concealer. Siamo a terre e blush in polvere e non. Qua appunto c'è la Hoola di Benefit che porto sempre quando parto, infatti vogliamo parlare, è completamente finita. Di Wycon l'illuminante stick. Il blush sempre cremoso di Tarte, anche questo quasi finito. Il blush di Wycon che non uso tanto perché non è matte ma ha appunto un po' di brillantini e molto shimmer, quindi non mi fa impazzire, però lo tengo. Ma questo sempre per una questione di collezionare le cose, perché ormai è quasi andato, è l'illuminante in stick di Benefit, che devo dire che non mi piace molto perché mi lascia la patina del prodotto. Quindi il blush di Kiko, sempre questo qua mi piace molto, in questo modo. Il blush di She Glam in stick, da una parte c'è lo stick e dall'altra parte c'è il pennello. Questi qua li tengo anche se sono quasi finiti, che sono per quanto riguarda il contour e il blush di She Glam. Sempre per quanto riguarda She Glam, da una parte c'è la terra e da una parte l'highlighter, che non uso tantissimo in questo periodo perché sto utilizzando colori più caldi. Qua abbiamo la palettina di She Glam con, diciamo, i prodotti da utilizzare come correttori, però non so perché l'ho comprato. Ok, qua dietro ci sono mini size o di mascara o di eyeliner che magari mi sono comodi da portare per partire. Ci sono appunto Charlotte Tilbury, Maybelline, Benefit, Sephora, Tarte, Von D, Tarte, sempre Benefit, Clinique. Ma sono cose che tengo qua, non troppo a portata di mano, perché appunto magari normalmente non mi servono. Stiamo per terminare questo cassetto, qua non vado nel dettaglio perché ci sono tinte labbra che sono Douglas, Sephora, Wycon, Kiko, c'è anche per esempio il sangue vinto per quando faccio trucchi un po' più strani, prodotto al neon, fucsia, ci sono tante tante cose, burri cacao che appunto non vi mostro perché sono troppo mixati. Qua invece ho i prodotti per le sopracciglia, ho il pottino di Anastasia, questo qua che è quello in gel quasi finito perché mi piace molto e lo uso per quando vado a fare la copertura sopracciglia. Questo che appunto è di Essence, lo uso magari quando non voglio fissarle troppo perché a me questo prodotto non le fissa bene. Le matite, matitoni, pennini che ho per le sopracciglia e il Brownie Styling Subset della Essence. Dietro molto nascosto ho gli ombretti in cialdine, tipo questo di Kiko, le cialdine che si possono mettere nella palettina di Wycon. Ho questi due che sono due ombretti in crema di She Glam, questo un po' più perlato sul bianco e questo un po' più beigiolino. A parte invece ci sono un po' buttate così le spugnette generiche, i bottini per la cipria, la spatolina di ferro per prendere i prodotti, più appunto la tavolozza e due temperamatite. E il cassetto lo abbiamo terminato. Passiamo a quella scatola sulla sinistra. Diciamo che ci sono i prodotti in più, ci sono quasi tutti i prodotti che uso in accademia, quindi non per me, perché magari sulle modelle quando lavoro devo utilizzare magari prodotti o spugnette monouso. Ci sono delle veline, l'acqua termale di Avène, poi per esempio igienizzanti per le mani,
sono tutte cose che io magari ricompro perché magari le trovo a prezzo scontato, so che mi servono e quindi se ce l'ho anche 3-4 in più mi serviranno sempre. Poi i cotoncini, questa che è un'acqua micellare, questi che sono degli struccanti all'olio di Hydrochez, perché li vado a utilizzare quando magari vado a fare trucchi un po' più strani con lattice o con colle. Qua per esempio ci sono i bottini della cipria, fatti in tutti i colori, ma questi veramente li vado a utilizzare in una maniera spropositata. Pennelli che vado a utilizzare per quando faccio i trucchi un po' più artistici, quindi pennelli più fini che se si sporcano non hanno setole morbide, quindi non ci sono problemi. Sotto alla toeletta troviamo una cassettiera, un puff dove io appunto mi ci siedo per truccarmi o anche quando faccio i video, però non vi mostro l'interno perché ci sono cose tipo avio, lattice, sangue finto. Se volete vi faccio un video dove vi mostro cosa mi porto in accademia quando vado a truccare. Mostro questi due cassetti perché nell'ultimo ci sono cose, per esempio quando sono andata a fare il trucco della McGrath, quindi diciamo oggetti di scena decorativi. Diciamo che io questo cassetto lo definisco il cassetto delle meraviglie perché c'è tutto e di più. Ovviamente prodotti che non utilizzo normalmente per i make-up perché magari sono per i make-up più elaborati, quindi non make-up da portare per tutti i giorni. Comunque, per esempio, qua ci sono degli strass, sia neon che normali, dei pottini proprio con glitter, neon normali, foglie d'oro, foglie argento, foglie bronzo, glitter. Questa qui che è una soluzione che fa diventare, per esempio, ci sono anche di tutti i colori, questo argento proprio un acrilico con questa soluzione della Meron, buonissimo. Sono le lentine che ho usato per la McGranit con la soluzione, tante, tante, tante ciglia finte, alcune un po' più strane per i trucchi un po' più strani, alcune un po' più sobrie, cose per fare esperimenti, perle. Acqua color, mollettine, insomma, di tutto e di più. Nel secondo cassetto invece ho messo tutti i prodotti per i capelli. Questa è una pochettina, ho gel, lacche, spume, e sono tutti qua perché quando vado di solito a truccare, non normalmente quando vado in accademia, ma magari quando ho shooting stage o cose del genere, mi prendo questa e la metto direttamente in valigia che è già pronta. Sono per esempio il ricciacapelli, il fono, la piastra, delle bombolette spray per Il i capelli. video è terminato, io spero che vi sia piaciuto. Mi dispiace se vi ho fatto venire il mal di mare, ma registrare questo video da sola è stato molto difficile. Se ti è piaciuto metti like, seguimi sia qui che su TikTok che su Instagram. Mi chiamo silviacicuto.mua anche su Instagram, invece su TikTok silviacicuto. E ci vediamo al prossimo!